Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente DJI ha presentato il suo nuovo prodotto, un prodotto veramente spettacolare, lo attendevamo tutti, finalmente è arrivato. Il prodotto ragazzi è questo, è veramente una figata allucinante. Adesso ve lo faccio vedere in un'altra immagine. Eccolo, questo è visto da un'altra prospettiva, ve la faccio vedere in un altro modo ancora, così lo si capisce ancora meglio. O se no così, è un, diciamo, una modifica a quella precedente, però è un'evoluzione, visto che comunque questo nuovo prodotto DJI è un kit di montaggio, magari poi lo si può andare anche a modificare, quindi si può fare, diciamo, un'evoluzione da così a così. O se no ragazzi, da qua lo vediamo dall'alto ed è veramente una figata allucinante, da qua è ancora più spettacolare. Ah no, ecco ragazzi, è questo, scherzavo ovviamente, il nuovo prodotto DJI è questo, tutti eravamo in attesa di vedere cosa DJI avrebbe presentato, dopo aver presentato l'Action Cam, che comunque ha creato veramente tanto clamore, perché sicuramente alla pari di GoPro se non meglio, quindi un prodotto che è entrato subito nel cuore degli amanti dell'Action Cam. Quindi adesso eravamo tutti in attesa di vedere cosa avrebbe presentato DJI. Ovviamente eravamo tutti in attesa di un drone sotto i 250 grammi, di un nuovo Spark, di tantissime cose, ma non eravamo sicuramente in attesa di questo. Ma purtroppo è arrivato lui, il Robot Master S1, un prodotto che probabilmente qua da noi non farà impazzire nessuno, probabilmente lo farà in Cina, non lo so, perché comunque è un prodotto che pseudo giocattolo, o meglio non è un giocattolo, è un prodotto però per ragazzini, perché è un prodotto, adesso lo andiamo a guardare nelle immagini del sito, vedete, comunque da assemblare, sono 46 componenti programmabili, 6 moduli di intelligenza artificiale, FPV, programmazione con Scratch e Python, ruote 4x4, corazza intelligente, divertiti molto alla sfida, apprendimento pratico e innovativo. Adesso andiamo a vederlo qua sotto, anzi, ecco, questo è il video. Ovviamente è un prodotto, se vogliamo, per ragazzini di fascia medio-bassa di età, intendo, si può sparare. E la cosa assurda è che questo specie di carro armato, robot, chiamiamolo come vogliamo, spara questi pallini, ma i pallini dovrebbero colpire queste fasce illuminate di azzurro, quelle tra le ruote, sì, che ci sono nei quattro lati del robot. E voglio dire, abbiamo presente quel pallino colpire quella cosa mentre sono in movimento? Non lo so, probabilmente una volta su un miliardo. Vabbè, qua lo vediamo che si scompone, perché lui è completamente assemblabile, o meglio arriva da assemblare, perché è un kit, quindi bisogna assemblarlo. Quattro ruote motrici. Però queste quattro ruote motrici, se noi andiamo a vedere il video di DJI, ce lo fa vedere solo in casa. Quindi le quattro ruote motrici diventano, sì, fighe perché ha quattro ruote motrici, ma non è un prodotto che si può usare all'esterno con le quattro ruote motrici. Le quattro ruote motrici servono per farlo girare, perché non ha delle ruote che sterzano, ma ha questi rulli che lo fanno girare su se stesso, un po' tipo un car armato, diciamo, una cosa del genere. Vedete che comunque ci sono sempre dei ragazzini nelle immagini del prodotto, perché è un prodotto, ripeto, per ragazzini. Qua vedete che fa vedere a programmarlo con Scratch e Python, quindi un po' sulla falsa riga del Ride Stello, nell'ultima versione che era programmabile, più o meno la stessa cosa. È bello perché porta i ragazzini alla sperimentazione della programmazione, però è anche un prodotto un po' inutile, se vogliamo, anche perché per fare una battaglia ce ne vuole più di uno, ed è venduto ad una cifra di 500 euro circa, quindi costa anche tanto. Ovviamente vedete che qua vi fa vedere i servocomandi che possiamo aggiungerci per fargli fare altre funzioni, perché comunque è sviluppabile. Qua fa vedere ancora ovviamente la programmazione, e qua fa vedere il risultato di una programmazione, quindi lui fa un percorso un po' come il Ride Stello, che nell'ultima versione hanno fatto vedere come programmarlo e via dicendo. Ovviamente c'è incluso una specie di radiocomando dove inserire lo smartphone, quindi ragazzi vedete qua, aspetta che torno su,
Vedete qua le curve come le fa? Praticamente le fa derapando perché le ruote non sterzano, quindi questi rulli che ha sulle ruote gli fanno fare queste curve in derapata. Però ragazzi, adesso guardiamo anche il video e poi tiriamo le conclusioni su questo nuovo prodotto che secondo me ha deluso un po' tutti, non tanto per il prodotto in sé, che voglio dire ovviamente nasce per quella fascia di pubblico, probabilmente in Europa poco, magari in Cina sono più malati di queste cose robotiche, non lo so, però proprio perché ci si aspettava che arrivasse un nuovo drone o qualcosa del genere. Vedete che è completamente a pezzi, sembra un po' un carro armato della Lego, o meglio un robot della Lego da assemblare. Ovviamente ci sono viti e mica viti. Qua fa vedere a mettere a caricare le batterie. Step 1. Assembling the Mechanum wheels. Prepare the screw box and grease. Ovviamente c'è il kit per assemblarlo incluso nella confezione. Vedete che fa mettere il grasso dove ci dovrebbero essere tipo delle sfere o qualcosa dove scorrono le ruote, credo. Adesso ragazzi diamo un'occhiata al video, perché comunque il video pubblicitario è una cosa fighissima, nel senso che qualsiasi prodotto loro fanno nel video ti fanno venire voglia di acquistarlo. Andiamo a guardarlo. Meet the RoboMaster S1. Classica confezione stile DJI. Vedete che è tutto scomposto e bisogna ricomporlo. Ovviamente non dovrebbe essere complicato perché è fatto per ragazzini. Però vedete che questo prodotto te lo fanno vedere solo ad uso domestico. Ovviamente questi ne hanno due, quindi hanno speso 1000 euro. Vedete come fa le curve, tutte in derapata. Comunque ha una fotocamera ad alta risoluzione. Ok, qua fa vedere come programmarlo, adesso fa la prova di programmazione. Ok, lui parte, dovrebbe seguire la linea blu, che è quello per cui è stato programmato. Vedete che a questo punto sbaglia, e allora viene corretta la programmazione per fargli fare quello che dovrebbe fare. Adesso ha caricato i cannoni, si mettono gli occhiali perché con questi proiettili un attimo farsi male, perché sono veramente proiettili assurdi. E abbiamo questo drone che spara, o meglio questo drone, sì. E abbiamo questo robot che spara. Quando viene colpito crea questa sorta di cortocircuito. La parte inquietante è questa, ragazzi. Questo spara questi pallini che devono andare a colpire quel lato illuminato, cioè quello. Cioè, ok, qua l'ha colpito. Ma come cacchio fa quel pallino lì a colpire in movimento quell'area che sarà grande 2 cm? No, veramente inquietante. E vedete come fa le curve. Però questa cosa che... Quindi ragazzi, avete visto, la parte inquietante è quella poi dello sparo, perché veramente come cacchio fai a colpire quelle parti? Cioè, ma neanche a caso una volta di rimbalzo quel pallino andrà mai a colpire quella parte, secondo me, soprattutto perché i due prodotti poi sono in movimento. Poi comunque della fotocamera parla che c'è una fotocamera ad alta risoluzione, che ovviamente non è per fare video, ma per diciamo un uso in FPV, perché comunque guardando dallo smartphone si vede cosa sta facendo il robot. Però ragazzi, non è per fare video, anche perché avete visto che l'utilizzo comunque è in casa, non fanno vedere l'utilizzo all'aperto o meno, quindi non nasce per fare video, assolutamente no, non nasce per andare su sterrati, non nasce per andare all'aperto, è un prodotto, è un robot come quelli che erano nati dalla Lego, una cosa simile, però fatto da DJI. Ok ragazzi, se in questo video in cui vi ho fatto vedere questo nuovo prodotto DJI vi ho detto la mia opinione, e aspetto ovviamente la vostra nei commenti, se anche voi siete delusi come me del nuovo prodotto DJI, o meglio, perché ci si aspettava qualcosa di diverso da DJI, lasciate un grosso pollice su a questo video, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi ci vediamo sui prossimi video su questo canale YouTube, ciao!